L'esplosione a Istanbul è stata registrata sulla Iskitlal Caddesi, la via pedonale dello shopping, non lontano da Piazza Taksim, alle 16:40 di domenica 13 novembre. 6 le vittime, 81 i feriti. Subito Ankara ha accusato il Partito dei Lavoratori del Kurdistan, PKK, e le unità di protezione popolare curdo-siriane. La donna che avrebbe piazzato l'ordigno a base di tritolo sotto una panchina è stata arrestata insieme ad altri 45 sospettati. Nella sequela di dichiarazioni di solidarietà provenienti dai capi di Stato di tutto il mondo, comprese le personali condoglianze della neo premier italiana Giorgia Meloni, salta agli occhi però l'intervento dell'addetta stampa della Casa Bianca, Karine Jean-Pierre, che ha affermato: siamo fianco a fianco con il nostro alleato della NATO. Il segretario generale dell'alleanza, Jens Stoltenberg, è intervenuto via Twitter cinguettando che i suoi pensieri e le sue più profonde condoglianze vanno a tutte le vittime coinvolte nel fatto. La NATO, ha rassicurato Stoltenberg, è solidale con l'alleato turco. Il presidente della Turchia, Recep Tayyip Erdogan, ha definito però l'esplosione un attacco e ha promesso che il paese non si piegherà. Mi dicono che c'è odore di terrorismo qui, ha apostrofato il presidente Erdogan ai giornalisti. Registriamo il fatto che poche ore prima dell'attentato il presidente Erdogan aveva dichiarato che Istanbul era in grado di riprendere il ruolo di mediatore fra Mosca e Kiev. In ogni modo, numerosi media hanno sottolineato che nella stessa data del 2015 avvenne l'attacco terroristico di Parigi al Bataclan. Se l'indice di molti analisti punta ai malumori fra NATO e Turchia per il veto turco sull'ingresso di Finlandia e Svezia nell'alleanza, ciò che è certo è che la strategia della tensione post-11 settembre è un'arma che Washington ama usare. L'autunno dell'Occidente, a quanto pare, porta sabotaggi e attentati. Jeff Hoffman per TG Sole 24.